Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di 5 profumi che con il fenomeno Barbie, dal punto di vista però tradizionale, quindi della profumeria commerciale, mi si ricollegano automaticamente a quella piccola bambolina che si chiama Barbie, che ha spopolato in tutto il mondo. Sul mio canale ovviamente troverete la parte identica, quindi 5 profumi di nicchia che mi ricordano appunto Barbie. Vi invito ovviamente ad andare a vederlo così mi dite anche cosa ne pensate. Allora, ho già fatto l'intro di Barbie, la storia è bellissima, la trovate sul primo video. Ovviamente oggi io vi voglio parlare in prospetto delle varie tipologie di Barbie e dei profumi che mi si ricollegano con loro. Non so se lo sapete, ma ho scoperto che ci sono più di 180 Barbie, come tipologia di, lavoro, tipologia di attività, tipologia di personaggi. E ce ne sono veramente una vastissima gamma che ormai non sono più in produzione, quindi valgono una fortuna. Io nella mia infanzia sì e no le ho avute, cioè non ero un'appassionatissima di Barbie, però comunque sì, Barbie sirena l'ho avuta, la Barbie principessa l'ho avuta, la Barbie infermiera l'ho avuta, ce ne ho avute alcune, ovviamente mia sorella ne ha avute altre, e quest'oggi vi parlo appunto di 5 profumi che mi ricordano in qualche modo quelle figure. Il primo profumo di profumeria tradizionale che mi ricorda estremamente una Barbie che avevo, che appunto era la Barbie infermiera, è la fragranza di Jean Paul Gaultier, Le Classique. Questo bustino che ha fatto la storia, che nasce all'inizio degli anni 90, quando sono nata io, e ha avuto un mega successo perché era uno dei profumi più indossati all'epoca. Era un profumo fresco, con delle note di anice stellato, con delle note di rosa, di prugna, delle note di orchidea, di ambra. È un profumo che in realtà ha una freschezza inimmaginabile, ma nello stesso tempo è estremamente duraturo nel tempo ed estremamente ambrato sul fondo. Quindi è come una caramellina all'anice e avete questa sensazione di avere questa freschezza proprio data dall'anice stellato iniziale e poi si trasforma con questo succo ambrato caramellato sul fondo. E questa fragranza in particolare mi ricorda questa Barbie infermiera che io ho adorato alla follia. Ed è stata una delle prime Barbie che mi aveva dato appunto lo spunto di iscrivermi poi, cioè questo ovviamente nel tempo, cioè di iscrivermi, di valutare la carriera di infermieristica proprio poi negli anni successivi. Un altro profumo che mi ricorda tantissimo la vita di Barbie è il Live Irresistible di Givenchy. Non so se è ancora in produzione, mi avevano detto che stava andando in fuori produzione, ma secondo me lo trovate ancora tranquillamente. Hanno riformulato il flacone, hanno riformulato il giusto all'interno e come potete vedere è veramente quasi terminato. Allora, lui è un profumo che mi ricorda tremendamente la Barbie che avevo, che era la Barbie principessa, con questo vestitone fantastico in tulle. E tra l'altro aveva delle stelline sui capelli, una cosa del genere. Ed è un profumo che ha a base di rosa, ananas, praline di cioccolato, quindi un pochettino gourmand sul fondo. E ha un esplosivo passion fruit, frutto della passione, con la vaniglia. Gli dà un corpo pazzesco. Non è un profumo facile perché è un profumo di una persistenza atomica e un corpo meraviglioso, tant'è che mi ricorda proprio una delle Barbie più maestose che ho avuto, proprio la Barbie principessa. Ma se vi piace la nota fruttata dell'ananas con la nota della pralina, è come avere, avete presente quelle scorze, sì, di limone, di arancia, ma trovate anche magari nelle drogherie questi fruttini di ananas ricoperti di cioccolato dolce e fondente, ma quello dolce dà più l'idea di questo profumo. Allora, adesso vi parlo di una fragranza di Dolce Gabbana che ho veramente strausato, ve ne ho già parlato in tanti video, che riscoprendola mi ricorda e la ricollego alla Barbie sirena. Avevo questa Barbie sirena fantastica che aveva questa codina, che in realtà era un vestitino che si sfilava, e successivamente poi ho avuto anche la Barbie dove tu la inserivi nell'acqua e da codina azzurra diventava codina rosa, quindi era meraviglioso. Ce l'avevamo sia io che mia sorella Morgana e quindi facevamo delle lotte sottomarine, era meraviglioso. Ed è il profumo in questione, è Dolce Garden, un profumo estremamente tropicale, così dolce che quasi all'inizio non riuscivo a mettere, eppure ragazze sulla pelle diventa una cosa fantastica.
È fatto in questo modo il flacone, è un'edizione dei Dolce, classici di Dolce Gabbana. Questa versione qua è totalmente proiettata sulla nota del latte di cocco dolcissimo, sulla nota della tuberosa, sulla nota della magnolia, c'è una nota di frangipane estremamente tropicale, sembra proprio di avere una crema solare estremamente raffinata, ma nello stesso tempo sfacciata, come sa fare solo Dolce Gabbana nelle fragranze. E sul fondo avete un mix tra panna, vaniglia e note di mandorla, cioè è veramente too much questo profumo, ma è così bello portarlo in estate che veramente, se vi immaginate questa Barbie con questa coda nell'oceano Pacifico, nell'oceano Atlantico, ovviamente con i suoi amici e questi capelli biondi, non possono, secondo me, non sapere di cocco, di frangipane e di mandorla. Ovviamente questo profumo ha una persistenza leggendaria. Prossimo profumo, ovviamente diamo spazio anche al mitico Ken di Barbie, perché ovviamente Barbie è il super innamorata di Ken, che è questo bell'imbusto biondo, sempre abbronzato, e quindi ovviamente bisogna darne atto anche a lui. E ovviamente io nella mia infanzia l'ho voluto comprare proprio perché avesse una bella famiglia completa, quindi avevo sia Barbie che Ken proprio venduti insieme, e poi avevo anche Skipper. Ma più di tutti questa coppia, quindi Barbie con Ken, costava molto di più questa tipologia di prodotto, ma io ovviamente volevo averla. E mi ricorda tantissimo Roma Amore. Quindi se io mi immagino la storia d'amore tra Barbie e Ken, me la immagino ovviamente iper dolce, da super iper glicemia. E Roma Amore è un profumo fruttato che ha i frutti di bosco in apertura, il gelsomino di Sambac, quindi molto molto liquoroso, la nota della vaniglia, e sul fondo avete la nota del legno di cashmere. Questo è un profumo che ricorda in qualche modo, cioè molto alla lontana, Coco Mademoiselle, ma in una versione molto molto più fruttata. Se Coco Mademoiselle è praticamente basato su agrumi, patchouli e note di rosa di Grasse e fiori d'arancio, qui in realtà avete prevalentemente la piramide sulla parte fruttata, ma fruttata acidula, quindi è un profumo che è romantico ma nello stesso tempo senza pensieri, come mi immagino proprio la vita di Barbie effettivamente. E come vi dicevo, questo è un flacone, vabbè, l'ho preso enorme, faccio fatica a finirlo, ma ne basta uno spruzzo, ragazze, che voi andate avanti tutto il giorno, e fidatevi di me che questo profumo fa una meravigliosa scia, importantissima, e secondo me è un profumo proprio romantico, un po' come vuole essere Roma Amor, l'amore di Laura Biagiotti per la sua Roma. L'ultimo profumo della profumeria tradizionale che più mi ricorda in assoluto la vita di Barbie, e quindi io qui dedico questo profumo alle Barbie da collezione, quelle che costano sempre di più rispetto alle altre, ma che quando poi le hai, cioè le metti lì sulla mensola, io non le ho mai avute, però conosco tante persone che farebbero carte false per avere l'edizione del 95, l'edizione del 98, e ci sono proprio collezionisti, no? Quindi questo è un profumo che dedico a tutte quelle Barbie che hanno quei vestiti monumentali, quei vestiti tipo natalizi, le Barbie, intenderci, quelle proprio da collezione. E ovviamente non può mancare l'Hypnotic Poison o Hypnotic Poison di Dior. Questo è un profumo che maggiormente mi ricorda la maestosità che hanno queste bamboline, alla fine che poi ci hanno fatto girare veramente la testa e siamo diventate pazze, bene o male, per averne almeno una nella nostra vita da bambine, e chi anche oggi da adulti. Anche qui troviamo un profumo al cocco, ma estremamente complesso. Cioè, chi lo definisce una semplice vaniglia, secondo me non lo ha compreso perfettamente. Sono conscia che l'Hypnotic Poison di un tempo non è quello di oggi. Lo so, lo sappiamo, lo sapete. Amen. E comunque è un profumo che ha sempre il suo fascino. Io a volte vado a ricercarmelo dai Sephora piuttosto che in giro, perché a volte mi fa proprio star bene avere una vaniglia col cocco, con le note di albicocca e la parte di mandorla che arrotonda ancora di più questo piccolo flacone rotondo già di per sé. E ovviamente quello che maggiormente mi rievoca alla mente quando lo sento è questo sentore di plastica, di viso di plastica di Barbie o del corpo di Barbie, con questi suoi vestiti maestosi. Quindi l'Hypnotic Poison o Hypnotic Poison secondo me è una di quelle fragranze che
Barbie fosse vera, fosse viva, avrebbe sicuramente portato con gioia. Molto bene ragazzi e ragazze, anche per oggi il video è terminato. Sono molto curiosa di sapere quali sono i vostri profumi della profumeria tradizionale che voi collegate a qualche tipologia di Barbie che voi avete avuto nella vita o che avreste voluto avere. Se vi è piaciuto il mio video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti o iscritte e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, let's talk about!